Mauro Berruto. Nato nel 1969 a Torino, in Borgo San Paolo, si è laureato in filosofia presso l'Università degli Studi di Torino con una tesi in antropologia culturale, frutto di una ricerca sul campo in Madagascar. È stato commissario tecnico della nazionale maschile italiana di pallavolo per 5 stagioni, dal 2010 al 2015, vincendo la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Londra, 2 medaglie d'argento ai campionati europei del 2011 e 2013 e altre 4 medaglie in competizioni internazionali. Prima, per 6 stagioni, aveva guidato la nazionale maschile finlandese portandola ad uno storico 4° posto ai campionati europei del 2007, oltre ad aver allenato per più di 10 anni i più prestigiosi club europei, ottenendo tra l'altro la vittoria di 2 coppe europee. Nel 2013 viene scelto dal presidente del Consiglio Enrico Letta alla guida del forum governativo interministeriale Destinazione Sport. Autore di 2 romanzi, Andiamo a Veracruz con 4H e Independiente Sporting, dello spettacolo teatrale Sporting, opinionista televisivo alla Domenica Sportiva e Dribbling su Rai 2, collaboratore giornalistico, editorialista per i quotidiani Avvenire e Il Foglio. Dal 2016 al 2018 è la D della Scuola Holden, Contemporary Humanities, di Torino, fondata da Alessandro Baricco, della quale è tuttora docente della disciplina in stabilità del percorso universitario Academy e responsabile di progetti di narrazione di imprese. Dal 2018 al 2019 è direttore tecnico delle squadre olimpiche della Federazione Italiana Tiro con l'Arco. Nel settembre 2018, alla prima grande manifestazione, arrivano 3 medaglie storiche. Tutte le squadre nazionali, maschile, femminile, mixed team, arrivano in finale per la prima volta della storia dell'Arco Azzurro. Il mixed team, allenato in prima persona, si laurea campione d'Europa. Keynote speaker su temi legati alle HR, vanta lectures in decine di università e per centinaia di gruppi imprenditoriali in Italia e all'estero. Nel 2019 pubblica il saggio Capolavori, Allenare, allenarsi, guardare altrove, ad editore. Arrivato alla quinta ristampa è diventato anche una lecture show teatrale. Mauro Berruto.